Ranieri al terzo decide la contesa tra San Buceto e Renato Curiangolana al termine di un match agguerrito, ricco di colpi di scena. Venendo alla gara, Ronci lascia inizialmente in panchina Palumbo e si affida a Micichè, Ranieri e Pellecchia, anche Rachini con tanti indisponibili, Milizia e Cichella su tutti, il tridente, Farias, Casati, Ruggeri, dietro l'unica punta Miani, pronto gli e via, i Viola sono aggressivi per problemi. Non abbiamo le immagini dei primissimi minuti al terzo, cross dalla destra, incornata di Ranieri che batte Puddu e scrive l'1-0. Gli ospiti reagiscono alla mezz'ora, colpo di testa di Miani che non trova la porta, poi ancora il numero 9 viene murato in girata, pallone che giunge sui piedi di Scurti che dal limite non trova il montante. Nel finale di tempo si accende Micichè, grandissimo stop orientato da dentro l'area, sinistro, senza troppe pretese, con Puddu che paraggiatamente, con le immagini di Simone Luciani nella ripresa, il primo sussulto è sui piedi di Pellecchia che cerca il gol della domenica con questo tiro cross che si va ad infrangere clamorosamente sull'incrocio dei pali. Nell'ultima mezz'ora in monologo nero blu al 20esimo, incursione di Casati, puntina a cui Di Donato risponde con i piedi, subito dopo gran lavoro di Lombardi che salta Di Donato, la mette al centro per Farias che spreca un rigore in movimento a porta sguarnita. Numero 10 si riscatta subito, recupera la palla, è imbucata per Miani che tira di prima intenzione ma trova la super risposta dell'estremo locale. Alla mezz'ora cross dalla sinistra, ancora Farias di testa all'ottima posizione, ancora un'occasione sciupata. C'è anche il San Buceto, destro dai 20 metri di Marfisi che non trova i giri giusti, poi proteste angolane per questo contatto in aria tra un difensore Viola e Miani, Pellegrino lascia proseguire. Dopo 4 minuti di recupero termina dunque così 3 punti sotto l'albero di Natale per il San Buceto, ma quanta sofferenza, una Renato Curiangolana perfetta per 70 minuti ma non basta. San Buceto, Renato Curiangolana 1-0. Sì, l'unica cosa negativa è il risultato. Penso che oggi devo fare complimenti a questi ragazzi che nonostante mille difficoltà sono andati in campo con una personalità veramente importante contro una squadra forte, perché San Buceto è una squadra composta da ottimi giocatori, guidata da un ottimo tecnico, però oggi se c'era una logica era che la mia squadra doveva portare 3 punti a casa, perché sia nel primo che nel secondo tempo comunque abbiamo creato palle, gol a ripetizione e purtroppo non siamo riusciti a fare gol. L'unico handicap che è quello, forse se posso fare un rimprovero ai miei di aver preso gol dopo un minuto e mezzo su una palla che poi tra l'altro era una situazione che avevamo provato. Peccato, però ripeto, io sono fiducioso, perché dopo questa prestazione un allenatore come fa a non essere fiducioso? Sì, sono contento, abbiamo cambiato mentalità, la squadra nelle ultime 6-7 partite va in campo con la mentalità di una squadra che sa quello che fa in campo e gioca benissimo. Purtroppo, ripeto, oggi siamo incappati solo in un risultato negativo, ma la prestazione è stata ottima, quindi non posso che fare i complimenti alla mia squadra. Sì, troppa sofferenza. E dovevamo continuare a giocare come abbiamo fatto il primo tempo, soprattutto la prima mezz'ora abbiamo fatto una grande partita, un grande calcio. Poi abbiamo subito un attimino un po' il ritorno dell'Angolana, soprattutto arrivavano forte addosso a noi, non riuscivamo ad uscire più da dietro. E la partita poi si è sporcata parecchio, quindi siamo stati bravi a tenere botta, perché l'Angolano oggi ha fatto una grande partita, e una squadra che ha dei valori importanti, e quindi nonostante avessero anche loro come noi diverse assenze pesanti, è una vittoria che volevamo a tutti i costi, perché venivamo da 2 sconfitte, probabilmente qualcosina in queste 2 partite che abbiamo perso in più avremmo meritato. E quindi oggi, sai, c'era troppa tensione, sapevamo veramente dell'importanza della posta in palio, che era altissima, e quindi devo ringraziare i ragazzi perché hanno fatto una partita sotto l'aspetto temperamentale, sotto l'aspetto del carattere, sotto l'aspetto proprio agonistico, una bella partita. Sì, dobbiamo continuare sul discorso di squadra, stiamo crescendo tanto, perché per quanto riguarda il discorso di equilibrio, no? E prima si prendevano tanti gol, adesso sono diverse partite che sotto questo aspetto la squadra ha cominciato a lavorare con intelligenza, ha cominciato a lavorare bene, quindi stiamo crescendo, quindi dobbiamo continuare così e niente, adesso speriamo di recuperare qualcuno, quindi va bene così e facciamo
queste vacanze, anche se ci alleneremo, e quindi anzi approfitto per fare gli auguri di un santo Natale e sereno Natale a tutti gli addetti ai lavori, a tutti i miei colleghi, ai presidenti, ai calciatori e a tutti gli sportivi che ci seguono.